Clara Comelli, presidente dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Abbiamo organizzato questa manifestazione perché ci sembrava giusto anche a Trieste manifestare contro la presa di posizione del Vaticano sulla proposta francese per la depenalizzazione globale dell'omosessualità. Più segnali diamo, più verranno, come dire, tra virgolette, accesi i riflettori, speriamo anche quelli mediatici, che normalmente invece tendono a oscurare queste notizie. Vedi oggi anche il quotidiano locale che l'ha relegato a meno di un trafiletto, 6 righe. Sono state fatte iniziative in altre città con una buona adesione. Noi crediamo in realtà che l'adesione sarebbe ancora maggiore, perché non possiamo pensare che i buoni cattolici siano d'accordo con le posizioni espresse dal Vaticano. Un buon cattolico, un buon cristiano non può pensare che qualcuno venga ucciso soltanto perché ama qualcun altro. È stato con piacere che appunto è stato contattato anche il circolo locale dell'Arcigay Arcilesbica se voleva aderire a questa manifestazione. Ovviamente l'adesione è stata immediata. Con noi ci sono anche altre associazioni e siamo qui con una fiaccola, con dei cartelloni sotto la curia, forse a far ragionare qualcuno che i diritti umani devono andare oltre a delle prese che sono, e sottolineo, più politiche che religiose, e che comunque non, secondo me, avvantaggiano nessuno, anzi portano molto nocumento, svantaggio a molti, e soprattutto anche alla civiltà di un paese.